Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntata dal colore paleofologico. Parleremo infatti del modello paleofologico Cook-Kardashev. È un modello paleofologico di tipo qualitativo. Brevissima introduzione, se vi interessa il contenuto, diciamo, di questo breve podcast in cui io vi starò a sintetizzare il modello Cook-Kardashev, potrete andare a cliccare sul link indicato in descrizione e sarete catapultati alla mia bloggata paleofologica. Per farla corta e breve, James Cook nacque il 27 ottobre 1728, morì a Kealakekua Bay il 14 febbraio del 1779. Esploratore, navigatore, cartografo, ovviamente britannico. Cook fu il primo a cartografare l'isola di Terranova prima di imbarcarsi per i tre viaggi nell'Oceano Pacifico. Nei suoi tre viaggi realizzò il primo contatto europeo con le coste dell'Australia e delle Hawaii. Fu anche il primo a circumnavigare la Nuova Zelanda. Morì ucciso dagli indigeni mentre cercava di prendere in ostaggio il re locale con uno stratagemma. Nel secolo XVIII, gli europei erano gli unici a disporre della tecnologia per solcare gli oceani. Conoscevano la bussola, la polvere da sparo, la metallurgia, avevano armi da fuoco. Conoscevano l'uso del sestante e la cartografia iniziava a svilupparsi. Contemporaneamente le popolazioni hawaiane erano al tempo invece della pietra, pensiero magico e tradizione orale. Conoscevano un po' di agricoltura, praticavano la pesca. Sapevano navigare su canoe con le quali erano migrati da ovest. I polinesiani non sapevano che il mondo era sferico, nonostante fossero ottimi navigatori, non erano ovviamente capaci di circumnavigare il globo come lo erano invece i britannici. I polinesiani non sapevano né leggere, né scrivere, né contare. Gli hawaiani erano molto distanti dall'immaginare una rivoluzione industriale e il pensiero scientifico, che invece era già galoppante nel secolo XVIII, praticamente in Gran Bretagna. Potremmo azzardare appunto il modello Cook-Kardashev che vedete a video, che è praticamente la scala di Kardashev accoppiata a una curva sigmoide, supponendo che la conoscenza totale delle leggi dell'universo abbia una curva appunto sigmoide, e selezionando i punti in relazione ai fabbisogni energetici necessari per i viaggi interstellari. Si possono stimare a spanna molto larga nella seguente mappa associata appunto alla scala di Kardashev. E questo è in buona sostanza il modello Cook-Kardashev, la prima parte. Dovremmo, a mio avviso, guardare con interesse a questo modello qualitativo, perché anche se la distanza socio-economica e tecnologica e morale tra la cultura britannica e quella hawaiana del 1700 non sono probabilmente comparabili in scala relativa a quella tra la cultura umana del pianeta Terra del XXI secolo e dei potenziali alieni in visita sporadica per scopi scientifici sulla Terra, resta il fatto che il pattern storico britannici, pardon, e hawaiani nel secolo XVIII potrebbe suggerire utili spunti qualitativi di riflessione ufologica. E qui si entra nel cuore del modello qualitativo Cook-Kardashev. I britannici nel 1700 viaggiavano per il mare, per mare ovviamente, per esplorare e cartografare il mondo. Il gap tecnologico e culturale tra britannici ed hawaiani nel 1700 era vistoso. Gli hawaiani non considerarono dei i britannici giunti con vascelli. Cook decise di addurre il re polinesiano. Cook fu ucciso dai polinesiani. Gli europei, involontariamente o volontariamente,
furono poi portatori di virus letali per gli havaiani. Un terzo degli havaiani morirono di morbillo per tosse e influenza portati dai britannici e dagli europei. Il popolo havaiano non ha mai saputo niente dell'esistenza di imperi coloniali. Il popolo havaiano non ha mai saputo niente dell'esistenza di guerre detonate tra le potenze europee nel 1700 quanto nel 1800. Gli havaiani, dopo il contatto con Cook, mantennero la propria autonomia, riuscendo a fondare il Regno delle Hawaii nel 1795, che poi mutò in Repubblica delle Hawaii nel 1894, e nel 1959 le Hawaii divennero il 50° stato degli USA. Per analogia potremmo supporre quanto segue. E qui veniamo proprio al contenuto del core del modello Cook-Kardashev. Gli alieni potrebbero solcare lo spazio per esplorare la galassia, cartografare stelle e pianeti e studiare da remoto ed in silenzio le culture aliene che incontrano, se tecnologicamente inferiori. 2. Il gap culturale, tecnologico e tecnico tra alieni ed esseri umani della Terra nel XXI secolo sarebbe vistoso. Terrestri del primo mondo, secondo mondo e terzo mondo non considererebbero come dei degli alieni in visita sulla Terra. 4. Gli alieni in passato e regolarmente nel tempo potrebbero avere avuto in agenda la necessità scientifica da addurre esseri umani del primo, secondo e terzo mondo, sia in relazione alla stima del grado di salute medio della popolazione umana oggetto di studio, quanto per valutare il grado di rischio all'esposizione e risposta del sistema immunitario umano a virus alieni e o a virus pandemici terrestri. 5. È logico supporre che sia alto il rischio batteriologico sia per virus alieni, per i terrestri, quanto per l'esistenza di virus terrestri a rischio per gli alieni. Gli alieni probabilmente sarebbero abituati a vivere in atmosfere sterili e controllate e lunghi viaggi spaziali, finendo per essere forse con sistemi immunitari più depressi di quelli umani, che sono continuamente stressati sul pianeta Terra da virus e batteri, per cui visite e test medici alieni potrebbero avere anche lo scopo scientifico di mitigare ed annullare i rischi batteriologici in senso stretto e lato. 6. Si pensi solo ai profondi rischi sanitari e alle differenze di speranza di vita delle popolazioni umane del primo mondo in rapporto alle popolazioni del secondo e terzo mondo. La popolazione umana del secondo e terzo mondo è endemicamente più esposta a virus e malattie a cui si sono queste popolazioni endemicamente abituati, a differenza delle popolazioni del primo mondo in cui molti virus sono stati debellati, per cui la popolazione del primo mondo ne risulta potenzialmente esposta. Non è, punto 7, applicabile il modello europeo, europei popoli americani dopo il 1492, in quanto non è mai esistita una guerra dei mondi. E poiché v'è traccia di un pale contatto tra il 6000 a.C. e il 4100 a.C., è sin troppo evidente che gli alieni sono benevoli, amichevoli, socievoli, e il modello qualitativo europei e popoli americani non è un modello minimamente applicabile. Per quanto, punto 8, ultimo punto, non vi sia traccia paleofologica di guerre stellari, ed essendo anche irrazionale a mio avviso immaginarle dato che la Via Lattea è così ampia e sterminata con un raggio di 100.000 anni luce, per cui sarebbe illogico combattere per dei sistemi solari quando ve ne sono miliardi, tuttavia per analogia dal modello paleofologico qualitativo Cook-Kardashev si potrebbe prevedere l'esistenza, nel passato, nel presente o nel futuro, di guerre stellari tra fazioni, culture aliene diverse, di cui l'umanità, assieme ad altre civiltà aliene incapaci di viaggiare nello spazio profondo, non ne sarebbero a conoscenza. Questo è, vi ho raccontato, gli elementi qualitativi del modello Cook-Kardashev. Se vi interessa, diciamo, gli argomenti, potete andare ad approfondire il tema
seguendo il link indicato in descrizione di questo file di YouTube. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.